È stato presentato Vicino e Visibile, l'ultimo libro di poesie di Daniele Attanasio per Edizioni Aragno, nella Biblioteca Provinciale Melchiorre Delfico. Il libro è un interessantissimo percorso interiore sulla visibilità e sul reale e sulle volgarità del mondo in qualche modo. Ed è stato molto recensito, in particolare Galaverri sul Corriere della Sera ne ha parlato come una delle più interessanti silogi poetiche degli ultimi anni. È un libro diviso in sei sezioni, in sei capitoli. Ognuno di questi capitoli tratta, potrei dire, un tema oppure, meglio, forse un'idea di poesia. E credo che il dato appunto più evidente e che forse lo fa distaccare un po' dalle raccolte precedenti sia questa aderenza alla realtà osservata con un occhio, ritengo, attento, ma anche disposto appunto a spostarsi poi a trovare altre soluzioni di suono e di significato. Continua la nostra sezione libri ed è con I tormenti del giovane Kilgren, di Daniele Kilgren, per Edizioni Ricerche e Redazioni, presso la sala polifunzionale della provincia. Ci sarà una presentazione di Paola De Felice e poi di Giovanna Frastalli, naturalmente sarà presente l'autore, e la lettura di alcuni brani del libro sarà a cura di Vincenzo Macedone. E con questo appuntamento si chiude la parentesi dedicata ai libri del Maggio Fest, per poi svilupparsi successivamente con un omaggio a Pannella e con una serata, o anzi un pomeriggio inoltrato, con l'orchestra del Saltarello.